Siamo con Rocco Dato, il signore che giorno 7 agosto ha avuto problemi a mare, dove grazie all'aiuto e l'intervento di Giuseppe Morogallo è riuscito poi a tornare a riva. Ecco, volevo dirti, Rocco, cosa è successo quel giorno a mare? Niente, io sono sceso sulla spiaggia perché avevo il desiderio di farmi il bagno, anche se il mare era agitato. E non mettendo, diciamo, cioè io sono grande come età, non è che c'ho 20 anni, e quindi, ciò nonostante, le mie origini sono pescatore, quindi. Pensavo di sopperire a questo e c'erano anche dei ragazzi che si facevano i bagni, il bagno là vicino. Io mi sono buttato, dopo qualche minuto mi sono trovato un 15 metri fuori dalla riva perché le correnti erano forti che portavano al largo. E quindi io mi sono cominciavo a mettermi paura anche perché non è che fisicamente potevo stare più di tanto a galla. E siccome io sono sceso a farmi il bagno da solo, quindi non c'era nessuno che mi poteva aiutare, nessuno sapeva che io ero lì. E quando sono arrivato alla fine del pontile, quasi all'altezza. E ho cercato aiuto, ho alzato la mano, ho detto aiuto, sono in difficoltà. E si sono subito i ragazzi che facevano il bagno sono arrivati nel pontile e c'era fra di questi si è distinto un ragazzo Che si chiama che Giuseppe si chiama Morogallo. Giuseppe Morogallo. Morogallo, che lui mi diceva sempre avvicinatevi verso gli scogli. Nel frattempo anche lui si è buttato in acqua e io Lui piano praticamente era sul pontile. piano era sul pontile, si è buttato dal pontile per venirmi incontro perché nel frattempo io bevevo acqua, scendevo giù, non avevo una forza, ero molto impaurito e il mio pensiero era aggrapparmi agli scogli. E lui mi ha detto avvicinati agli scogli e io mi sono avvicinato. La prima presa, le onde mi hanno buttato di nuovo fuori, però la seconda onda mi ha buttato tra due scogli. E quindi ero, si può dire, fuori dall'acqua, ma ero stremato, tant'è vero che i ragazzi che erano nel pontile mi hanno sollevato Per farti per farmi salire. salire sulla banchina, diciamo, Sì. sul piccolo molo. E tutto qua. Questo ragazzo lo devo ringraziare perché non solo che se ne è accorto subito che ero in difficoltà, ma nello stesso tempo mi ha dato l'impulso per avvicinarmi verso gli scogli, che io lì per lì ero talmente traumatizzato che non ci pensavo. Io pensavo di arrivare sotto costa, cioè sulla riva, ma che la corrente era molto forte che portava verso fuori. E io ho avuto la fortuna di trovare questo ragazzo che si è avvicinato sul pontile e mi ha detto di avvicinarmi agli scogli. E così, grazie a Dio, mi sono Nel salvato. momento in cui tu sei arrivato sugli scogli, poi c'è stato subito l'intervento del 118. Sì, è arrivato il 118. E dopo neanche brevemente, proprio passato neanche 5 minuti, sono arrivati i carabinieri e anche la guardia costiera, che lì per lì loro pensavano che una persona in difficoltà, e loro c'erano. Poi c'è stato il 118 che mi ha medicato.
gli ho spiegato le cose come sono andate. Nel frattempo mi hanno, perché ho avuto molti graffi, perché quando mi sono avvicinato agli scogli il mare era agitato, ma io non pensavo ai graffi sulle gambe, sulla coscia, non pensavo a niente. Io pensavo di salire, di uscire fuori dall'acqua. Il mio pensiero era quello. E ringrazio questo ragazzo che è molto giovane, però ha avuto l'audacia di darmi non solo il consiglio di avvicinarmi verso gli scogli. Ma lui si è avvicinato pure sugli scogli, e lui si è fatto male nello stesso tempo. E così è andata. Quindi tu hai piacere di incontrare al più presto a Giuseppe Monogallo? Certo, se lui mi vuole incontrare, sono disponibile. Ok, grazie. Prego. Ci sono delle parole, qualcosa che non... Va Però bene. in linea di massima è questo. Bene, grazie. Questo vostro figlio è stato bravo, che diciamo mi ha salvato, perché ero in difficoltà a mare, mi sono trovato in un momento di difficoltà. È stato bravo, che ha avuto l'intuito di non solo che mi ha notato che io ho alzato il braccio a chiedere aiuto, poi mi ha detto dal pontile che si è avvicinato, mi ha detto vicino verso gli scogli, che è così. Lui nel frattempo si è buttato a mare, però se non era per lui, a quest'ora ero al cimitero tranquillo, perché non è che potevo stare, perché cioè, il mare mi trascina fuori, Sì, diciamo, no? è un saggio. La corrente trascina verso fuori, e quindi questo è stato. Lo ringrazio di tutto cuore, questo ragazzo. Ok, grazie. Poco fa hai avuto modo di conoscere, diciamo, il tuo salvatore, Giuseppe Monogallo. Ho visto che ti sei emozionato, che lo hai abbracciato, lo hai ringraziato. E praticamente adesso dentro di te rimane sempre un affetto nei confronti di questo ragazzino. Certo, è stato, io ho apprezzato moltissimo il suo altruismo verso il prossimo. Appena ha visto che era in difficoltà, lui ha cercato di tranquillizzarmi e cercare di trovare una soluzione, che l'abbiamo trovata subito. L'ho ringraziato. Se non era per lui, se non se ne accorgevano che della mia difficoltà in acqua, nessuno mi vedeva, e io nello spazio di 10 minuti mi trovavo a 100 metri dalla spiaggia. Chi mi vedeva? Non mi vedeva nessuno. E io potevo stare a galla fino a un certo punto, e poi sfinivo. Le forze non è che tenevano più di tanto. E l'ho ringraziato, perché a quell'età essere così altruisti è un bene per lui, per il suo futuro come persona. Praticamente tu hai trascorso tutta la tua giovinezza a Bagnara, quindi diciamo che sei una persona che conosce molto bene il mare, ami il mare, però rispetto a Bagnara certamente ti avrà tradito il vento che c'è stato forse qui a Gioia Tauro. No, non mi ha tradito il vento o il mare agitato, perché non è che era chissà che. È diverso come corrente, diciamo. Qua la corrente è molto forte e ti porta al largo, diciamo, ma subito. E quindi, se tu non hai la capacità di stare a galla molto tempo, là ti trascina molto fuori, e quindi rischi la vita così. Invece a Bagnara non è così. C'è il riflusso del mare, però non esageratamente come qua. E
Nello spazio di 1 minuto mi sono trovato a 20 metri, 1 minuto, 2 minuti a mare, mi sono trovato a 20 metri dalla spiaggia e quindi rischiavo di Annegare. annegare così. Ascolta, tu hai detto che sì, ti sei recato a mare da solo, ma subito dopo che in famiglia hanno saputo di questo evento, cosa ti hanno detto in famiglia? Ebbene, un piccolo rimprovero me l'hanno dato perché l'unica cosa che mi hanno detto è perché, a meno che avvisavo, che dicevo che andavo a mare, per dire, io non l'ho avvisato e quindi loro non sapevano niente, che loro pensavano che io fossi alla sala giochi, al calcio scommesse, là per passare una mezz'oretta. Invece l'istinto, visto il mareggiatore, come piace cavalcare le onde, però non sono più un ragazzo di 20 anni, non sono giovane per poter affrontare un mare agitato così. Niente Cosa ti ha detto in particolare tua moglie? di che ha messo un po' di paura, tutto qua. E avevo 3 pantaloncini per il mare e l'ha buttato via, tutto qua, ma però il bagno lo faccio lo stesso perché io amo il mare.